Salve a tutte e tutti, qui ancora una volta il vostro amico Senten Chan. Ieri, se non mi sbaglio, ho caricato video, cercando i tagli che mi ha consigliato la musica, perché dice che ha degli attrattivi, si elimina le pause e poi è più in, più fine. Adesso invece col cellulare che mi ritrovo non posso fare i tagli, perché se no magari, beh, ci proverò. Comunque Samsung Galaxy Young 5360. Perché il vostro caro amico Santen Chan è povero e c'ho questo cellulare, beh, questo cellulare è di tecnologia vecchia. Però io ce l'ho dal febbraio 2013 come regalo di compleanno, regalo che è venuto dopo il compleanno. Mi piacerebbe avere un LG G3 oppure qualsiasi altro cellulare tipo il Galaxy Note 4. E quindi, beh, vabbè, cerco di fare dei video per compartire materiale, ma anche per poter guadagnare qualche spicciolo. Perché io dall'età di 12 anni volevo essere scrittore, però mi ha sempre demoralizzato l'idea che gli editori non ti pubblichino. Adesso invece con internet è facile caricare del materiale audiovisuale, poi oggigiorno si legge sempre di meno. E quindi se io potessi avere delle entrate, potrei dedicarmi in modo stabile a creare del materiale multimedia e quindi diciamo potrei anche riequipaggiare il mio parco tecnologico di cose migliori. Comunque, tutto sommato, questo cellulare non filma male. È molto bello, anzi, l'esperienza che si ha. È meglio che abbia Android, anche se c'ha Gingerbread, perché mi permette di stare in, per esempio, Instagram, che ho sempre più seguaci. E poi ho imparato a caricare con una risoluzione non troppo alta, 960x740, perché altrimenti si è riattualizzato l'editore di video che uso e poi il video mi scoppia perché arriva a pesare troppo. Beh, come dire, voi sapete che io sempre attualizzo la mia rubrica sull'attualità, però l'attualità mi supera perché è realmente incomprensibile quello che stanno facendo al nostro paese. Io non so in che mondo di chimere, di astrusità vivano i nostri politici, che permettono a milioni, di concittadini miei e ad anche miei in Italia di essere disoccupati e magari di non integrare mai il mondo lavorativo, perché uno si prepara per essere ingegnere, architetto, ragioniere e poi quando arrivi ai 30 o 40 anni, che magari non hai trovato nulla, devi cominciare a fare qualcosa, ma cosa? Perché ci occorre esperienza nel lavoro. Uno non può graduarsi dentista oggi e aspettare 5-10 anni. E poi chi ti prende come dentista? Però vallo a spiegare ai politicanti e agli economicisti, agli economicanti, diciamo, quelli che fanno economia e politica, a volte anche male, che tu non puoi entrare nel mondo del lavoro in ritardo di 10 anni. Anzi, già era un problema prima entrare nel mondo del lavoro senza post-formazione. Te ti immagini adesso? Adesso cambio di mano perché mi sto stancando il braccio e ci sono riuscito. Perché è un po' difficile da afferrare questo cellulare in orizzontale. Non ho un piede, cioè ne ho due, ma non ho un piede per il cellulare. E dicevo, è incredibile come la gente si faccia abindolare con questa droga nazional popolare che è per esempio il football, che è il vero nuovo oppio del popolo. Tutte le discussioni, le liti, i giornalisti che chi ha fatto gol, chi non ha fatto gol, vediamo la moviola, non vediamo la moviola, ma i problemi veri del paese non passano per il calcio. Io mi ricordo che già dagli anni 70, quando io ero giovane, facevano tante discussioni su ogni calcio che davano al pallone in 90 minuti, quando
quando i problemi veri passavano per altro e nella televisione non parlavano dei conflitti sociali. Che veramente mi rattrista vedere i miei concittadini farsi prendere per il culo con questi programmi televisivi che parlano del calcio, dello sport e che dicono ancora che serve ad educare la gente lo sport quando vedi come si comportano i tifosi negli stadi, come sono dei mercenari i giocatori di calcio, che vengono trattati come gladiatori, perché i gladiatori dovevano morire per il pubblico ludibrio. E così i giocatori di calcio che si sforzano, si sacrificano tutta una vita a fare delle pratiche agonistiche, e magari possono morire di morte subita, di infarto, di ictus, solo per diventare miliardari. E tutti quei soldi che dovrebbero essere spesi in altro modo dalle industrie, che invece invertono in una squadra di calcio ed evadono le tasse. E tutte le tifoserie violente che hanno degli ingressi economici dal calcio. Vendita di biglietti, tutte queste cose. È tutto corrotto, tutto marcio. Dopo Calciopoli, che è successo? Che sì, è cercato di fare giustizia per gli anni investigati e tutto il resto non si sa quello che è successo dopo. Tanto il calcio è la seconda industria del paese, se non la prima, perché fa spendere soldi agli italiani e si esporta pure all'estero. E poi perché uno fa parte della FIFA, della UEFA e di tutte queste cose qua. Quindi è un giro di mazzette, di soldi internazionale. Ma tutto dipende dai singoli tifosi che alimentano questo circolo vizioso. E quindi, che dire, poi il Festival di Sanremo, un altro oppio del popolo. Ma voi pensate che la rivoluzione la vedrete nelle notizie? Che i cambi politici passano per le nuove canzoni di Sanremo ogni anno, che dice che Sanremo rappresenta i costumi e gli abiti degli italiani, e che ogni rinnovamento sociale passa per Sanremo. Ma voi lo credete? Che sempre ci sono dei cantanti giovani, progressisti, rivoluzionari, che vogliono cambiare il mondo e cantano palapi, palapa, gni, gni, qualche ritornello. Ma è San Scemo, Sanremo, ti fa scemo il cervello. Ma che? I rivoluzionari russi sono andati al Bolshoi a rappresentare i loro inni rivoluzionari per cambiare la società? Che Robespierre e Marat sono andati all'Opéra de Paris a rappresentare le loro istanze rivoluzionarie per cambiare la società? E che poi con tanto di commenti nelle riviste televisive, dove c'è la tua programmazione preferita, troverai le istanze rivoluzionarie. Ma per piacere, fammi il piacere, non ti fare più prendere per il culo. Sanremo è l'ortodossia dell'industria culturale, tutto programmato. Pure le cose che devono essere rivoluzionari, perché si vuole manovrare, dirottare, dirigere, strumentalizzare la protesta per fini commerciali, così poi la gente, se lo guarda in TV, non esce per la strada. Se lo sente in una canzone, si tormenta tutto il giorno con quella canzone di protesta, quella canzone rivoluzionaria e popolare, e quella demagogia e populismo fatto musica, come i discorsi dei politici. Se loro ti precedono dicendo che vogliono fare una rivolta pacifica nella politica, e di sicuro tu non protesti più, li voti e stai zitto. Fanno tutto loro per te. E tu accetti. E quindi Sanremo e il calcio sono l'oppio del popolo. Le Olimpiadi. Ma quante cose che non vanno. E tutti zitti. E al limite purtroppo qualcuno si suicida. Ma non è così che si fanno i cambiamenti. Ci occorre una cura seria. Ma nel nostro paese non si farà mai. E non solo nel nostro paese. E nel mondo intero. Hai visto? Io inizio a parlare e quelli che mi seguono lo sanno che faccio così, per quello che mi seguono. Magari non mi seguono in molti. E finisco col dire delle cose che vanno più in là delle premesse iniziali. Quindi io non mi scrivo le cose, le dico così perché sono uno qualunque. Sono del 99%, sono uno di voi. Anche se ho letto molto, io non mi scordo di essere una persona qualunque. Uno in più.
Non voglio passare per erudito, io non faccio video in YouTube per fare vedere che sono un cineasta, un regista, un saputello, un intellettuale, per far vedere che ho studi, per far vedere che le so le cose o che dico cose originali o ben dette, per quello non voglio fare tagli, perché magari sembra che le dico in un altro modo le cose. Io invece voglio essere spontaneo, voglio che tutti mi conoscano come sono, mi ascoltino come parlo. E se piaccio bene, però io parlo così, magari facendo dettagli le parole entrano in un altro contesto. Io invece metto anche le pause di riflessione, di disorientamento, dico quello che non so, non nel senso che voglio dire quello che non so, ma lo riconosco, cioè voglio parlare come parlo, anche per esporre i miei limiti, non voglio passare per un genio. Non voglio avere dei consensi facili e delle approvazioni come se io dicessi delle verità assolute. No, sono uno di voi, uno come voi, che parla con voi, che vorrebbe avere delle video risposte che non gli date, mettendo il link nei commentari del video. E vorrei più collaborazione, però non mi considero speciale o qualcuno che bisogna ascoltare sì o sì, ma qualcuno che si vuole ascoltare come a un amico. E quindi che altro vi potrei dire? Che mi vengono degli sprazzi. Questa mattina leggevo una serie di conferenze di John Woodruff che firmava i suoi libri Arthur Avalon sul tantrismo, tanto buddista come indù. È una delle opere che ha fatto introduttive, basiche, molto interessante. Però non credo che potrò parlare di quei temi nei miei video, primo perché prenderebbe moltissimo tempo e poi perché non sono uno specialista, uno studioso in antropologia. Quindi magari dirò dei concetti che mi chiamano più l'attenzione, ma non sarà un lavoro.